Sassari è partita stamattina con Piazza Castello come punto di partenza la staffetta per il milite ignoto, soldato simbolo dei tanti caduti durante la Prima Guerra Mondiale. La manifestazione sportiva non competitiva è stata organizzata dal Comando Forze Operative Sud di Napoli ed oggi e domani vedrà impegnati gli staffettisti della Brigata Sassari, del Comando Militare Esercito di Sardegna e del 14° Reparto Infrastrutture, insieme a familiari, simpatizzanti e componenti di associazioni sportive dilettantistiche locali. Poco prima della partenza, un picchetto d'onore ha reso omaggio ai caduti con la deposizione di una corona d'alloro nel monumento di fronte alla caserma La Marmora, sede della brigata. Questa mattina, presente alla partenza, il comandante della brigata Sassari, Giuseppe Bossa, insieme alle più alte cariche istituzionali del territorio. Allora, questa è un'iniziativa che per noi è fondamentale, perché il ricordo di questo evento rappresenta una pietra fondamentale non solo da custodire come patrimonio delle Forze Armate, ma anche da condividere con tutta la comunità. Il significato del milite ignoto è certamente duplice. E innanzitutto noi raccontiamo una storia nella storia, che di fatto parla di sacrificio, di onore, di eroismi, ma anche di dolore e di amore. E sicuramente rappresenta un evento che ha una memoria centrale, rappresenta una memoria della collettività nazionale, anche perché ha contribuito a costituire l'identità nazionale dopo la Prima Guerra Mondiale, e dando anche maggiore sacralità a quello che oggi è il simbolo, uno dei simboli principali dell'identità nazionale, che è l'altare della patria. Se devo dire qual è il significato del milite ignoto, sicuramente è quello di celebrare tutti coloro che hanno sacrificato la vita durante il primo conflitto mondiale per consegnare il paese alle nuove generazioni così come lo abbiamo oggi, ma soprattutto ricopre anche un simbolo attuale per tutti coloro come noi che oggi continuano a fare il loro dovere e che sostanzialmente sono pronti a dare la vita per il bene supremo della comunità.